Vai forte, sei. Sai che stai imparando a cantare te? Se no. Vai avanti così, hai un bel futuro. Guarda, guarda che è il terribile sto fatto, eh? Che uno canti per la gente per più di 40 anni e si trovi tutto a un tratto, dice: oh, adesso smetto, vado a fare il giro del mondo, mi prendo la mia vecchietta e me ne vado in giro. Lo faccio, però ragazzi, dopo la terza settimana che sei in casa, come voi che siete tutti in bolletta, dopo la terza settimana ti viene una tristezza maledetta. Io in casa mia trovo che c'è un silenzio che fa un rumore della Madonna. Quello è vero, quello è vero. Davvero, eh? Perché sei abituato, sei sempre stato abituato a essere in mezzo a tanti amici e giustamente ti manca la cosa. E però, allora mandiamo un messaggio a tutti gli impresari che Franco Bastelli l'estate prossima rifarà ancora tutta l'estate con la sua nuova orchestra. No, ma voi non sapete cosa vuol dire. Andremo anche da Erminio Mozzato, gli amici di Latina che sono lì, guardali. Salutiamo tutti gli amici di Nettuno, di Latina. Io no. Sono stato a Nettuno o Latina? Dove sono o li saluti tutti o non saluti Nettuno. Scusami. Bella questa! Bella. Te sei stato a Piscina e Cardillo. Ti ricordi te quando eri seduto lì? No, ero di là. Eri là? Vai là. Vai là. Vado lì ancora. Ripetiamo la sua. Io cantavo menestrello. Io mi ricordo però che avevo, ciao, 40 kg in meno, va bene. Ah. Ho chiesto che mi portassero un whisky, mi hanno portato una cosa che non so mica cos'è. Bevila e si è a posto. È lo stesso. Allora, adesso il mio collega amatissimo adesso Franco Bagutti. Vado un po' di qui. No, adesso che mi ricordo, di là c'era la mia morosa. È per quello che io guardavo sempre da questa parte. Beh, allora io cantavo menestrello, che adesso vi facciamo sentire. Poi il mio collega Franco Bagutti è venuto a casa mia e ha detto: Franco, io vorrei che tu mi dessi la canzone Menestrello, che io ho scritto tanti anni fa insieme al maestro Luminasi, che purtroppo abbiamo perduto in queste ultime settimane. E allora Franco Bagutti ha fatto una cosa che io devo dirlo al pubblico. Questo mio maestro, che si chiamava Mario Luminasi, che ha scritto appunto insieme a me Menestrello, quando gli dissi: guarda, la incide Bagutti, voi dovevate vedere il suo volto. 90 anni aveva quest'uomo. Ha goduto il tempo di risentire la sua canzone cantata dalla nostra cantante Marianna. Io penso che da quando l'ho cantata la prima volta con te sono 10 anni che la canto. E gliela proposi i primi giorni che entrai con Bagutti. Che Franco non voleva. Che non voleva. Che tu cantassi le mie canzoni. È vero. Queste cose non le sa nessuno. Ma è lo stesso. Entrai con Franco e dici: però io seguivo te, mi piacevi te. No, a livello artistico. No, mi siedo perché mi dà l'impressione che è meglio curare il... No. Adesso sono più sicuro. Allora, entrai con Franco e gli dici: io voglio cantare Viso d'Angelo, Menestrello e tante altre canzoni. Mie. Sue. E lui non voleva assolutamente. Perché? Devi fare le canzoni perché? Mie. Perché devo fare le sue. Dopodiché... Non le dire ste cose perché... Adesso tu non lo sai, ma c'è la televisione, lui sta guardando la critica. Ma è la verità, quando uno dice la verità non deve mica aver paura, scusami. Allora incominciai a fargliela suonare e io cantarla e adesso anche lui fa questo menestrello. Allora ha avuto la forza di menestrello e di Oma. Sì, ecco. Hai capito. Allora noi immedesimiamoci. Aspetta che bevo anch'io quella cosa lì perché vedo che stai bene te. Adesso capisco perché, medesiamoci, vai. Allora, la canzone in Menestrello. Io mi siedo qua. Ecco, è nata così, che dopo che io cantavo questo menestrello, lui, stando seduto lì, mi dice: sai che mi piacerebbe cantarla io quella canzone lì? Dico: è che tu sai cantare. Non ho mai cantato, però se me la fai cantare la canto volentieri, lui. E lo chiamai su a cantare Menestrello.
la prima volta che parlammo con un cantante che oggi sarebbe diventato Omar Codazzi. Franco Bastelli. E stasera mi ha offerto la cena, adesso ho capito. Per la seconda volta, ecco. La terza, perché me l'hai offerta anche quando abbiamo cantato a Venezia. Ti invito io, così la paghi tu. A proposito di Venezia, giovedì il 16. Il 16 dove siamo? A Conca di Codovigo, Venezia, con la serata Omar e Bastelli insieme. Ancora un'altra? Sì. Te non vuoi più stare a casa? Mi paghi quella sera lì? Come vuoi. Allora, signori, questo era il menestrello che cantavo io quando avevo ancora, come lui, 20 kg in meno, 12 quintali di capelli in più. Vai, maestro, andiamo! Franco Bastelli! E queste erano le prime canzoni all'italiana che io avevo ripresentato al pubblico. Allora, io sono qua. Io sono qui, lei è di là. Come mi chiamo e cosa importa come? Io sono un vagabondo senza meta, un'ombra senza volto e senza nome, che passa nella notte fa il poeta. Che fare, nel cielo la luna sta ad ascoltare, col suo chiarore infonde nel mio cuore quel desiderio che si chiama amore. È un onore ogni volta. Vai te. Mi basta per cantare un fil di voce, un po' di chiar di luna per sono il menestrello.